video. Il quarto, sì. Questo quarto è il quarto. Video, un video alla settimana. Ci è passato un mese da quando abbiamo iniziato questa nuova rubrica. Un mese esatto. E oggi, sai cosa facciamo? Oggi è la volta di metterti alla prova. Oggi farai tu il mago. Mamma mia. Vediamo. Dai, dai, andiamo a vedere. Andiamo. Nuovo video e siamo già al quarto video dedicato ai giochi di magia. L'ultima volta abbiamo visto anche un esempio di mentalismo. Oggi voglio farti invece un test. Ne approfitto di usare le Madison che mi piacciono tantissimo. Guardi, cerchiamo di farvi vedere anche più mazzi possibili. Io soprattutto adoro i jolly di queste carte, sono veramente spettacolari. Bellissimo. Ma poi vabbè, hanno un dorso che è stupendo. Il dorso mi fa impazzire. Vorrei farti un piccolo test. E giustamente tu sei qui con me a vivere questi esperimenti di giochi di magia. Però vorrei vedere praticamente anche la tua attitudine alla magia. Ok. Okay? E quindi vorrei vedere innanzitutto se sai cos'è la posizione di servizio. Sai cos'è la posizione di servizio, vero? Hai quella. Esatto, bravo. Quindi già qua ci siamo. Quindi sei in grado di gestire la posizione di servizio. E allora ti affido queste carte. Okay. E ti chiederei di tenerle in posizione di servizio. Dopodiché ti chiederei, una carta per volta, coperta, iniziare a fare qui una pila di carte e andare avanti praticamente finché vuoi prendere carte. Fai pure, prego, procedi pure. Vai e vai avanti finché vuoi, ok? E la cosa importante è che le carte le puoi prendere anche dal mezzo, da sotto, da dove voglio. Basta che le metti giù una alla volta, per una questione più che altro anche di ordine. Ecco, già stiamo, però vedi, più ordine. Ah, vedi. Ma fa parte del test, giuro. Va bene. Anche l'ordine è importante, puoi prendere anche dal mezzo. Vai avanti prima finché ne hai prese abbastanza. Vediamo un pochino. Un po' da sotto, sì. Facciamo un bel mischiotto. Ok, basta. Basta, quindi queste sono le carte che tu hai selezionato. Sì, esatto. Ok, allora questo lo prendo io. E ora quello che ti chiedo di fare, sempre dalla posizione di servizio, è presente come si danno le carte a poker, no? Sì. I tuoi quattro giocatori e dai le carte ai tuoi quattro giocatori. Ok? Ora, normalmente c'è, si darebbero le carte e hai un numero fisso, però noi non potevamo sapere prima quante e quale carte avresti scelto, ok? Esatto. Di conseguenza adesso praticamente ti faccio dare le carte a questi ipotetici quattro giocatori di poker, okay, finché non finisci le carte che hai a disposizione. Okay. Quindi torna pure in posizione di servizio e inizia pure a dare le carte a questi quattro giocatori. Mi raccomando, sempre lavori belli ordinati, perché ci piace fare le cose fatte bene. Ora vedremo innanzitutto se a distinto hai preso un numero tondo. Ecco, manco per il cifero. Perché giustamente se avesse preso un numero tondo terminavano lì le carte, ma l'ultima carta l'abbiamo messa qui. Quindi per ora già così così. Ti do un'ultima possibilità. Come te la cavi a schioccare le dita? Vediamo. Ti pregherei di schioccare le dita sopra ad ogni mazzetto. Ok. Ed ora, se la tua attitudine alla magia è corretta, è già tutto fatto. Ok. Gira la prima carta di ogni mazzo. Oh, porca vacca. Ok, bel poker. Direi che... Allora, ragazzi, io con lui a poker non ci gioco. Però intanto un po' di attitudine alla magia sembrerebbe che ce l'hai, ragazzo. E complimenti. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao, ragazzi.